Questo lo valuteremo. Se non avremo risposte, naturalmente tuteleremo in tutte le sedi i nostri diritti e le esigenze dei nostri cittadini, a partire dal fatto che chiederemo nelle sedi deputate a ciò che si provveda a far sì che lo Stato paghi verso i comuni i crediti che noi vantiamo e che da tempo sono insoluti. Presidente,